Ciao Claudio Caravadossi, grazie per pregare per me. E ho visto che hai aperto un altro canale, perché io ti seguivo, guardavo i tuoi video e mi ero iscritto al tuo canale. Avevo anche azionato la campanella. Poi da un certo tempo non ricevevo più tue notizie, tue notificazioni. Fino a che ieri mi è arrivato un commento a un mio video nel quale diceva: Claudio Caravadossi prega per te. E poi ho visto che anche il nome del tuo nuovo canale. Io non so se hai chiuso i canali precedenti, ti continui a filmare come sempre con la bandana dello stesso colore. Oppure non appari con il volto nella camera, ma il tuo nuovo canale si chiama Caravadossi prega per te. Poi sono anche andato a guardare nei commentari che hai lasciato ad altri, e anche ad altri hai detto che pregavi per loro. Poi ho guardato il tuo primo video del canale e ho visto che anche quello si titola Claudio Caravadossi prega per tutti voi. E poi hai lanciato anche una petizione affinché tutti possano pregare per Claudio Caravadossi. Ecco, di questo voglio parlare. Perché mi sembra una cosa un po' strana. Da tutti i video tuoi che ho guardato precedentemente, mi sembravi una persona razionalista, agnostica, poco dedito al misticismo, ma evidentemente mi sbagliavo. Non solo preghi per gli altri, ma cerchi che gli altri preghino per te. Ecco. Io non so a quale Dio tu pregherai, comunque ti ringrazio del pensiero e io ti ho risposto nel commentario che hai lasciato al mio video. Magari prega per me in un tuo video. Comunque questa svolta mistica o questa rivelazione mistica nel tuo nuovo canale, nel nome del tuo nuovo canale e nel tuo nuovo video mi lascia allibito. Tu hai sempre fatto delle critiche iperrazionalistiche, o almeno così io ho pensato, contro il misticismo di Matteo Montesi, e adesso sei diventato mistico. Io non so che dire. Comunque, pregare dicono che faccia bene soprattutto a chi prega. Quindi, se sei contento così, prega per me. Recita delle preghiere in mio nome nei tuoi video. Allora sono contento che mi segui. Io ti ho seguito nei tuoi vecchi canali, mi ero iscritto, avevo attivato la campanella delle notificazioni e adesso so che posso contare con uno spettatore in più, cioè con te. E mi raccomando, guarda tutti i miei video che ho caricato fino adesso, perché voglio avere il tuo commentario. Non mancherò di continuare a commentare i tuoi video e a dargli like, come ho sempre fatto. E quindi grazie di seguirmi, grazie di pregare per me. Buona domenica e soprattutto guarda i miei video e commentali, perché mi piacerebbe avere delle critiche costruttive da parte tua. E così vi lascio a tutte e tutti voi, andiate in pace, pregherò magari anch'io per voi e pregherò anch'io per te. Caro il mio Caravadossi, che
adesso mi sono scordato, Carlo Caravadossi credo che sia, non mi vorrei sbagliare, io i nomi non me li ricordo mai, a parte il mio Santen Chan, quindi nei tuoi video prega per Santen Chan. Vi auguro una felicissima domenica a tutte e tutte voi, e poi vediamo quali saranno le novità sul canale di Caravadossi, che adesso è mistico, adesso prega per gli altri, magari recitarà il rosario, e vuole anche che si preghi per lui, quindi mediterò, pregherò per te, non so, reciterò dei mantra indù, buddisti. Quindi buona domenica a tutti, e non voglio diluire il significato di questo video, il senso di questo video, sempre che ne abbia. Erano soltanto dei saluti. Grazie Claudio Caravadossi per pregare per me. Mediterò per te, reciterò dei mantra per te. Per esempio, un libro di mantra molto interessanti è quello che ha pubblicato Bruno Abieti, La magia dei ninja, il Kuyikiri, edito dalle Edizioni Mediterranee. In Google Libri si possono trovare delle immagini dove ci sono i mantra giapponesi e i gesti che bisogna fare o mudra con le mani e anche le posizioni del corpo. Un abbraccio, buona domenica ed arrivederci. Ciao. Ora pro nobis. Legge, legge, rilegge, invenie, ora et labora. Ergo, nel nome del Pater, Figlio, Spirito Santus, io te absolvo. Ciao.